Senza, grazie, me la vuoi dare? Grazie. Sì, mi ricordo, me la vuoi lasciare? Me la vuoi lasciare? Mi ricordo. Io voglio il diritto al matrimonio e il diritto alla dottura. Va bene, tu vuoi tante cose, ognuno vuole delle cose. Aspetta, scusami. Tu vuoi delle cose, non devi scappare all'estero, tu vuoi delle cose, io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa, è la democrazia, si può non essere d'accordo, io e te non siamo d'accordo, ci rispettiamo non essendo d'accordo. Grazie per essere stato qui, ciao. Vabbè. Lo so. Va bene, hai già le unioni civili, quindi puoi fare quello che vuoi, fermi tutti, puoi fare quello che vuoi. Posso andare avanti? Grazie. Grazie mille, grazie, gli facciamo un applauso perché, ragazzi, io rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credo, è una vita che ho il coraggio di difendere quello in cui credo, per cui gli voglio fare un applauso e lo voglio ringraziare per essere salito sul palco per rivendicare quello che crede giusto, perché la democrazia è bella per questo, la democrazia è bella perché e se... Ciascuno può dire quello che pensa, quello che considera giusto, quello che considera sbagliato. Quello che non funziona in democrazia è che ci sono alcuni che pensano che il loro modo di difendere le proprie idee sia impedire agli altri di esprimere le loro. E invece noi questo non lo facciamo, proprio perché siamo convinti di quello che siamo e perché abbiamo rispetto delle idee di tutti. Vedete, non troverete che alle manifestazioni della sinistra c'è qualcuno che si mette lì a fischiare, a contestare, intanto perché non fanno le manifestazioni a sinistra, perché non hanno il coraggio di andare in piazza. E in secondo luogo, perché a noi, noi non pensiamo che la politica sia dire che l'altro fa schifo, noi pensiamo che la politica sia convincere i cittadini della bontà delle tue idee. Non abbiamo bisogno di impedire agli altri di dire quello che vogliono, di fare quello che la gente gli chiede di fare se la vota, però consentiteci di avere gli stessi diritti del resto del genere umano. E allora vedete, io credo che questa presenza, questa piazza, come su tutto il territorio nazionale, racconti di una cosa molto bella che sta accadendo. Lo diceva Paolo Truzzu, lo voglio ringraziare, voglio dire a Paolo Truzzu, al sindaco Truzzu, che sono fiera del lavoro che sta svolgendo, che ha svolto da sindaco insieme alla sua amministrazione, insieme alla sua giunta, insieme alla sua maggioranza, perché vedete anche al governo degli enti locali ci sono quelli che fanno e quelli che parlano, c'è gente che taglia lo stesso nastro 10 volte per farsi vedere e gente che si preoccupa di dare risposte reali, di fare investimenti, di guardare sul lungo periodo, no? Sapendo che magari avrà meno impatto nell'immediato, nella comunicazione, però chi fa il sindaco davvero, il grande sogno che ha è ripassare in quella città, nella quale ovviamente vive, insomma in giro per quella città, dopo 20 anni dalla sua amministrazione, e sapere che ha lasciato un segno del proprio passaggio. Questo lo sta facendo Paolo Truzzu, lo sta facendo il centrodestra, e quando io leggo i dati di Cagliari, di come Cagliari è risalita in moltissime classifiche in questi mesi, beh, sono fiera di una classe dirigente che può vantare Fratelli d'Italia, che è straordinaria, perché hai voglia a dire, come ci dicono, ma ce l'avete la classe dirigente per governare la nazione? Signori, questa è una nazione che ha avuto ministro dell'istruzione la Azzolina, è una nazione che ha avuto ministro dei trasporti, delle infrastrutture Toninelli, è una nazione che ancora oggi ha ministro degli esteri Di Maio. Garantisco che possiamo fare meglio, sono certa del fatto che possiamo fare meglio, perché non ce li mettiamo degli improvvisati a fare il ministro. Nella nostra classe dirigente è fatta di persone che si sono fatte tutta la trafila della politica, del consenso, del rapporto con i cittadini, che non hanno paura di stare per strada, di guardarti negli occhi, di dire e di fare quello che considerano giusto. E penso che se oggi i dati dicono di Fratelli d'Italia quello che dicono, ma voglio dirvi che io le battaglie sono abituata a combatterle prima di dichiararle vinte. Quindi mi raccomando, non abbiamo vinto niente. Però i dati dicono
I dati dicono che Fratelli d'Italia potrebbe governare questa nazione con il prossimo governo dopo il 25 settembre, che potrebbe farlo con un governo di centrodestra, e questo sì, produce molto nervosismo. E sapete perché? Non perché loro dicono, come hanno detto a sinistra, che hanno un'egemonia culturale, non è vero. Hanno un'egemonia di potere. Loro hanno paura di perdere quell'egemonia di potere. Loro hanno paura di un'Italia nella quale per andare avanti non devi più necessariamente essere di sinistra. Loro hanno paura di un'Italia meritocratica, nella quale tu puoi emergere perché vali e sei bravo e non perché sei amico della persona giusta, perché questa è una nazione che troppo a lungo è andata avanti, considerando che le amicizie, la famiglia nella quale si nasceva, il cognome della propria famiglia fossero molto più importanti di quello che si riusciva a dimostrare. Non nella nostra Italia. Nella mia Italia a me non interessa la tessera di partito che hai. Non mi interessa se sei di sinistra o di destra, se hai votato per Fratelli d'Italia o non hai votato per Fratelli d'Italia. Mi interessa se vali o non vali, perché uno non vale uno a casa mia. In un'Italia normale l'uguaglianza si garantisce nel punto di partenza. Certo, tutti devono avere le stesse opportunità. Nessuno deve avere il destino segnato, per esempio perché nasce su un'isola, per esempio perché sta nella entroterra, qui in Sardegna, o per la famiglia nella quale nasce. Tutti devono avere le stesse opportunità, però dove arrivi, beh, quello deve dipendere da te, da quanto sacrificio, da quanta dedizione, da quanta capacità, da quanto valore ci metti. Vorrei una nazione nella quale le persone sanno che verrà riconosciuto il loro valore e la loro dedizione, un'Italia del merito, a partire dalla scuola, perché diciamoci la verità, la scuola progressista che gli piace tanto a loro è una macchina di disuguaglianza, è diventata una macchina di disuguaglianza. Questa idea che il merito fosse nemico dell'uguaglianza, quando uno è presupposto dell'altro, ha finito per livellare nel punto d'arrivo, non nel punto di partenza. E noi ci siamo ritrovati con una scuola che non era più in grado di formare nel migliore dei modi le persone, farle crescere. La DAD, perché la DAD è stato un problema enorme e si poteva evitare? E si poteva evitare. Come si evitava? Fratelli d'Italia aveva fatto una proposta molto sensata, che era quella di dotare le aule di ventilazione meccanica controllata, che secondo molta parte della comunità scientifica era uno strumento efficacissimo. L'esperimento che ha fatto la Regione Marche, guidata da Fratelli d'Italia, dice che la ventilazione meccanica controllata nelle aule abbatte il contagio di Covid da Covid dell'82,5%. Significa che le aule potevano essere lasciate aperte, facendo una cosa che era più difficile di chiudere le scuole, ma che era anche più sensata e utile. Perché la DAD era un problema? Perché se io studio a casa, quando la scuola pubblica quello che garantisce è l'uguaglianza per tutti, è ovvio che tutti non avranno la stessa possibilità di studiare nello stesso ambiente, nella stessa condizione. Allora, l'uguaglianza e il merito per me sono la grande sfida di questa nazione. La scuola, nel lavoro, nell'impresa, anche qui. In Italia si vuole tanto garantire la concorrenza, no? Però lo Stato su chi la garantisce la concorrenza? Sui tassisti? Sui balneari? Su persone che hanno magari investito nella propria azienda fidandosi dello Stato, che oggi lo Stato vorrebbe espropriare per mettere quegli stabilimenti balneari all'asta e far vincere le aste alle grandi concentrazioni economiche? Su questa gente si fa la concorrenza, sui Benetton no, sulle famiglie amiche importanti no. E anche qui io vorrei banalmente una nazione nella quale le imprese sono messe in condizioni di lavorare, i lavoratori sono messi in condizioni di avere uno stipendio decente. Si può fare, Non vi dirò che è tutto facile, perché non vengo a raccontarvi balle. L'Italia non è messa bene. Anche il governo dei migliori, migliorissimi, non ce l'ha consegnata proprio perfetta. Solo nei 15 mesi del governo Draghi il debito pubblico è aumentato di 116 miliardi di euro. Nessuno dice niente perché c'era Draghi,
perché se l'avesse fatto un governo di centrodestra vi avrei fatto vedere che cosa sarebbe accaduto, ma questo è stato. Abbiamo dati che dicono che l'Italia è fanalino di coda quasi in tutto, per crescita economica, per il valore dei salari, per disoccupazione. L'Italia non è messa bene, il contesto internazionale non ci aiuta, perché noi abbiamo la pandemia, non sappiamo ancora se l'abbiamo sconfitta, una guerra nel cuore dell'Europa, l'aumento dei costi delle materie prime, l'aumento dei prezzi energetici che è arrivato alle stelle e il rischio di una crisi alimentare. Non ci facciamo mancare niente in questa stagione. Quindi non verrò qui a dirvi facciamo i miracoli, perché i miracoli sono per i santi e io santa non sono. Posso dirvi che diremo la verità, che è quello che la politica ha smesso di fare. Diremo la verità, diremo che cosa si può fare, faremo quello che abbiamo promesso che avremmo fatto, e quando dovremo prendere delle misure impopolari spiegheremo perché vanno prese delle misure impopolari nell'interesse della nazione. Ci sono delle cose che si possono fare, per esempio sul lavoro, perché mi perdonerete, ma io non sono convinta che la soluzione per i giovani di questa nazione sia il reddito di cittadinanza. Anche su questo, guardate, qualcuno mi consiglia, vabbè, ma perché ne parli? Ma non ne parlare, no, perché alla fine... Ma io non vengo a mentire, io vengo a dirvi come penso che siano le cose, no? Come ho fatto col ragazzo che è salito sul palco. Sono convinta di quello che dico e penso che devi dire alle persone perché ragioni in questo modo. Io penso che il reddito di cittadinanza sia una misura culturalmente sbagliata, perché uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può lavorare, o finisce per discriminare il più debole. Il paradosso in Italia oggi è che con il reddito di cittadinanza un ragazzo di 25 anni in ottima salute può prendere fino a 780 euro e un disabile prende una pensione di invalidità di 270 euro. Un pensionato prende una pensione minima di 500 euro e poco più. Uno Stato giusto divide chi non può lavorare e garantisce a chi non può lavorare un'assistenza dignitosa, ma per chi è nella condizione di lavorare, lo Stato giusto deve costruire le condizioni perché tu trovi un posto di lavoro dignitoso. E guardate, lo dico anche e soprattutto per quei ragazzi, intanto perché il messaggio che lo Stato ti dà col reddito di cittadinanza è "Statene a casa, non mi servi a niente. Non ho bisogno di te, rimani pure a casa, magari ti faremo una bella legge per legalizzare gli spinelli e stai contento così". Io penso che la sfida per i giovani di questa nazione sia un altro. Noi abbiamo disperato bisogno dei giovani di questa nazione. L'Italia è stata fatta da giovani, ha bisogno oggi di essere ricostruita da giovani, ma soprattutto se io ho un ragazzo di 23 anni e gli do il reddito di cittadinanza, per quanto tempo me lo posso permettere? Un anno, due anni, tre anni, quattro anni, non avremo sempre i soldi per il reddito di cittadinanza. Quando fra tre anni a quel ragazzo, che intanto ha fatto 26 anni, gli tolgo il reddito di cittadinanza, quel ragazzo è più ricco o più povero? E se invece quel ragazzo in questi tre anni avesse lavorato e avesse avuto la possibilità di dimostrare che cosa valeva e di crescere, di migliorare il suo stipendio, la sua posizione, sarà più ricco o più povero? Facile. Prendi le risorse, le stesse risorse, le metti sulle assunzioni, aiutando le aziende. Perché la ricchezza, signori, vi svelo sto segreto, la ricchezza non si crea per decreto, eh. La povertà, lo spieghiamo a Di Maio, non si abbatte per decreto, il lavoro non si crea per decreto, sono le aziende e i loro lavoratori che creano ricchezza. Quello che deve fare lo Stato è non rompergli le scatole, non mettergli i bastoni tra le ruote dalla mattina alla sera, perché in Italia è così. Se in così mi riposo la voce, ragazzi, ormai comincio a essere un po' provata fisicamente da questa campagna elettorale, ma voi mi restituite l'entusiasmo. Dicevo, perché in Italia purtroppo è così. Se voi andate in Francia, pensate che in Francia all'Eliseo loro hanno un dipartimento del governo che si chiama Dipartimento per la Guerra Economica, cioè è un dipartimento che serve a sostenere le aziende francesi, soprattutto quando decidono, diciamo così, di sbarcare all'estero, no? Loro fanno sistema,
Da noi, se apri un'azienda, è come noi i giochi quelli del computer, che c'è un livello sempre più difficile. Al primo livello c'è lo Stato italiano. Devi superare quello per poter andare avanti. Ma è normale. Io credo che non sia normale, che non siano normali i troppi vincoli, la burocrazia asfissiante, l'inversione dell'onere della prova in ambito tributario. Cioè lo Stato viene da te e ti dice, guarda che mi devi dare 10.000 euro. Perché? Ma io non te li devo dare. Ah, dimostramelo. No, dimostramelo tu che me l'hai chiesti, perché te li devo dare. Cioè, in ambito tributario oggi funziona così, Famosa inversione dell'onere della prova. E anche qui, perché succede? Adesso vi spiego perché succede. Succede perché lo Stato dice che lui fa lotta all'evasione fiscale. All'inizio dell'anno, quando fanno la legge di bilancio, loro quotano, si dice tecnicamente, i proventi della lotta all'evasione fiscale. Cioè nella legge di bilancio, che è la legge con cui lo Stato decide dove prendo i soldi e dove li metto durante quest'anno, loro dicono, tra le entrate dello Stato, diciamo 5 miliardi di euro di proventi della lotta all'evasione fiscale. E tu dici, scusa, ma come fai a sapere che sono 5 miliardi? La devi ancora fare. Magari sono uno, magari saranno 7. Se tu lo dici all'inizio dell'anno, c'è qualcosa che non torna. Ma infatti loro non fanno lotta all'evasione fiscale. Loro fanno caccia al gettito. Perché poi i 5 miliardi li devono trovare. Perché ci hanno coperto dei provvedimenti, giusto? Perfetto, allora arriva il funzionario. Tu vendi il pesce, vero ? Tu stai vendendo il pesce, quello arriva e dice, senta, ma lei ce l'ha appeso nel suo negozio, nella sua pescheria, quel cartello con scritti i nomi dei pesci che vende in latino? No, guardi, scusi, non... C'è un decreto regio del 1897 che dice che se lei vende il pesce deve affiggere i nomi dei pesci che vende in latino. Dice, guardi, ma io non lo sapevo. Ma la legge non ammette ignoranza. Sono 2.000 euro di multa. E questa sarebbe la lotta all'evasione fiscale, solo che quella non è lotta all'evasione fiscale, quella è il pizzo che ti chiede lo Stato per lavorare, e lo Stato non ti deve chiedere il pizzo per lavorare. Poi però a chi evade davvero non lo vanno a cercare, perché con le grandi banche patteggiano, con le grandi concentrazioni economiche patteggiano, fanno finta di non vedere l'evasione sistemica di moltissimi extracomunitari che aprono e chiudono l'azienda prima che lo Stato cominci a fare i controlli senza pensare un euro allo Stato italiano, e loro fanno finta di non vederlo. E noi che abbiamo tentato di risolvere questo problema, perché ovviamente quella diventa concorrenza sleale, no? Perché gli italiani continuano a chiudere, magari ci sono mini market extracomunitari cinesi che continuano a proliferare, perché spesso fanno questo gioco qui e non si può fare ovviamente. Noi abbiamo fatto una proposta molto semplice: tu extracomunitario vuoi aprire un'azienda, la apri, mi dai una fideiussione a monte che io ti scalo dalle tasse, così sono certo che pagherai le tasse. La sinistra ha detto è una vergogna, perché per loro se sono stranieri vanno bene anche evasori, a loro così possono fare tutto. Ma non è che ci siamo inventati niente, è un provvedimento che hanno fatto in altre nazioni dove esiste chiaramente lo stesso problema. E quindi uno Stato che riesca a fare delle cose sensate, una tassazione che favorisca le assunzioni. La proposta di Fratelli d'Italia è più assumi, meno paghi. Cioè più è alta l'incidenza di dipendenti che hai in rapporto a quanto fatturi e meno tasse devi allo Stato. Perché assumere oggi ti deve convenire. Non sempre quando aumenta la produzione aumenta anche l'occupazione, no? Noi abbiamo la meccanizzazione dei processi, c'è la delocalizzazione, ci sono tante questioni che la società sta mutando. Devi incentivare al lavoro e devi abbassare le tasse sul lavoro. Perché signori, hai voglia che vi dicono il salario minimo, risolviamo il problema. Il salario minimo è uno specchietto per l'allodole, Perché in Italia chi ha la gran parte di chi ha un contratto di lavoro dipendente è coperto da un contratto collettivo nazionale, i contratti collettivi nazionali hanno già un salario minimo. Il problema per cui i salari in Italia sono inadeguati è che la tassazione sul lavoro è al 47,5%, e l'unica cosa che puoi fare per mettere i soldi in tasca alla gente è abbassare le tasse sul lavoro. Una tassazione dignitosa. Cose di buonsenso, signori, cose di buonsenso, cose semplici, che però in questa nazione non si possono più dire, perché questa è una nazione dove si fanno tutte cose che non hanno molto senso, no? Guardate il tema dell'immigrazione, anche qui, no? Siete razzisti, cose voi,
Io semplicemente ritengo che immigrazione e diritto d'asilo, come dicono le norme internazionali, siano due cose completamente diverse. E anche qui, se le mescoli, colpisci il più debole. Perché, signori, le avete viste le foto dei profughi ucraini? Le immagini dei profughi ucraini vi raccontano di prevalentemente donne e bambini che scappano dalla guerra. Non vi sembrano immagini un po' diverse da quelle dei barconi pieni di uomini in età da lavoro che sono arrivati da noi in questi anni? Perché io ho tentato di spiegare per qualche anno, guardate che è difficile che queste persone stiano scappando da una guerra, mediamente quando c'è una guerra gli uomini combattono e scappano le donne e i bambini, o hanno lasciato le donne e i bambini a combattere e sono scappati loro, escludo. Ma loro mescolavano le due cose volutamente, adesso vi dico perché, e il risultato adesso si chiacchiera, e il risultato adesso è che noi rischiamo di non poter dare adeguata protezione a chi effettivamente sta scappando dalla guerra, perché abbiamo dato priorità a gente che dalla guerra non scappava. E guardate, così lo spieghiamo a questi simpatici amici rivoluzionari. Sapete perché serve l'immigrazione illegale di massa? Ve lo siete chiesto perché serve? A voi dicono gli immigrati servono perché fanno lavori che gli italiani non vogliono fare. È falso. È vero che li fanno a condizioni che gli italiani non sono disposti ad accettare. Quindi, cari amici rivoluzionari, questa immigrazione illegale di massa è uno strumento nelle mani dei grandi poteri forti e delle grandi concentrazioni economiche per rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori. Ma non eravate di sinistra! Ma la sinistra non era amica dei lavoratori, pure su questo vi siete persi. Non credete proprio più in niente. Perché quello è il tema. Il tema è ovviamente che più tu crei competizione al ribasso, e più, è un nuovo schiavismo, bravissima, ma te lo dicono, Cioè Enrico Letta ti dice, no, ci servono, perché nei campi, cioè il concetto dei piantagioni di cotone. Invece io penso che se tu fai entrare qualcuno in Italia, lo devi fare entrare con la garanzia che gli darai una vita dignitosa. Perché un'altra cosa che non ho capito, ragazzi, è se sia solidarietà far entrare questa gente in Italia e poi tenerla agli angoli delle nostre strade a spacciare droga. O le donne a prostituirsi, mentre le cooperative si arricchiscono, certo. Ragazzi, la solidarietà però, mi consentirete, è proprio un'altra cosa. Decreti flussi nelle nazioni servono. Io posso far entrare tot persone quest'anno perché sono le persone che posso ricomprendere, alle quali posso garantire che faranno una vita come tutti gli altri cittadini italiani, proprio perché non li consideriamo diversi, non li consideriamo inferiori, li consideriamo persone che devono avere una vita dignitosa come tutte le altre. Questi siamo noi. Quello che fa la sinistra l'abbiamo visto in questi anni, si sono occupati di utilizzare questo tema anche lì per ragioni ideologiche, perché loro fanno sempre così, non si può mai parlare seriamente con loro delle cose, ovviamente. Non si può, perché loro devono semplificare, sloganizzare, perché se tu gli fai questi discorsi non sanno che risponderti. E allora per quello qualsiasi cosa tu dica diventa ovviamente che sei un mostro. Avete visto le mistificazioni che stiamo vivendo in questa campagna elettorale? Manifesti finti che girano, frasi che vengono completamente ribaltate, insulti quotidiani, un tentativo di generare un mostro che ha proprio, non ha precedenti. Io vi dico come l'ho risolto, ormai non leggo più. Non leggo più i giornali, vado avanti per la mia strada e Repubblica dica quello che vuole. E Repubblica dica quello che vuole. Vengo a parlare con voi, mi interessa il vostro giudizio. E vi ringrazio e voglio ringraziare gli italiani, perché quello che dicono i dati è che neanche loro si fanno più filtrare il messaggio, che l'hanno capito il gioco e allora vengono ad ascoltarlo direttamente il messaggio. Poi possono condividerlo o non condividerlo, ma qui non ci sono dei mostri. Qui ci sono persone libere e forse il problema è proprio quello. Forse il problema per cui facciamo tanta paura è che tutti sanno che noi non siamo comprabili, non siamo ricattabili e non guardiamo in faccia a nessuno. Sì, non mi fanno paura. Non mi fanno paura. Allora,
cose di buonsenso, ok? Cose di buonsenso a 360 gradi, che si possono fare, in Italia, ciao tesoro, si possono fare in Italia, si possono fare in Europa, perché anche lì, guardate le grandi priorità europee, poi vado verso la conclusione. No, ragazzi, ma io, vabbè, guardate quello che sta accadendo sul tema delle bollette, no? Io sono giorni che cerco di dare una mano al governo, all'attuale governo, perché sto all'opposizione del governo, ma non sono all'opposizione degli italiani, mai. Quindi quando posso dare una mano rispetto a una cosa che accade, che mi preoccupa, perché a me tutti i giorni arrivano foto delle bollette, no? Con i rincari, e è una cosa che non mi fa dormire serena. Noi siamo in una situazione molto complessa per il tema dell'aumento dei costi dell'energia. Sono giorni che tento di lavorare per dare una mano al governo, dicendo anche alle altre forze politiche: ragazzi, è vero, siamo in campagna elettorale, ma vediamoci lunedì in Parlamento, ci sono delle cose che si possono fare. Vi dico io che cosa secondo me si potrebbe fare al netto del tetto al prezzo del gas europeo, che è la misura più utile. Però anche qua, secondo voi perché non è stato ancora approvato il tetto al prezzo del gas? Volete che ve lo dico? Il tetto al prezzo del gas non è ancora stato approvato perché non lo vogliono due nazioni in particolare, che sono l'Olanda e la Germania. L'Olanda perché ha in casa sua la borsa del gas, dell'energia, e la Germania, che è quella messa in maggiore difficoltà perché era completamente legata al gas russo, e la Germania perché, essendo molto più ricca di tutti gli altri, può permettersi di comprare gas a prezzi altissimi e si garantisce così l'approvvigionamento prima degli altri. Ovviamente se tu gli vai a mettere un tetto, loro devono competere sul mercato con tutte le altre nazioni perché il prezzo è quello, ok? Ora io non giudico la scelta della Germania e dell'Olanda perché capisco il tema di difendere il proprio interesse nazionale. Quello che a me mi fa ridere è che l'avete sentita la sinistra dire qualcosa su questo? La sinistra che ci diceva: ah, perché l'Ungheria, la Polonia contro gli interessi italiani. Poi però quando era la Germania tutti muti. Loro ci sono venuti a spiegare che noi dovevamo fare quello che dicevano i tedeschi. E invece io ho sempre tentato di spiegare che, siccome giustamente i tedeschi, i francesi e tutte le altre nazioni europee difendono il loro interesse nazionale, quello che banalmente deve fare l'Italia con una classe politica decente è difendere il suo interesse nazionale, cercando certo dei compromessi. Dovrai trovare degli accordi, delle soluzioni di mezzo, ma se tu parti che ti sei già consegnato, mi dici che porti a casa? Allora, noi siamo messi così, ce lo vogliamo dire, perché l'Europa è stata miope. Perché l'Europa è stata miope. Quando qualcuno diceva anni fa: scusate, ma vi sembra normale che questa Europa, invece di fare politica estera, di fare politica di difesa, di fare politica di sicurezza, di fare politica di approvvigionamento energetico, stia lì a occuparsi di come si cucinano gli insetti? Perché a me non pareva una priorità la cottura dell'insetto, mi pareva una priorità stabilire che su alcune filiere di produzione fondamentali l'Europa fosse autosufficiente. E quando tu lo dicevi ti rispondevano: fratelli d'Italia, Meloni, siete autarchici, eravamo autarchici, volevamo fare tutto da soli. Non volevamo fare tutto da soli, volevamo governare il nostro destino, che è quello che l'Europa non è stata in grado di fare, e adesso noi ci troviamo esposti a tutto quello che accade nel mondo perché non controlliamo più niente. E abbiamo catene di approvvigionamento lunghissime, e se in Asia una farfalla sbatte le ali, noi abbiamo un uragano in Europa. Questo è accaduto. Ci voleva un po' di intelligenza, ci voleva un po' di strategia. Sì, beh, l'Europa nasceva come comunità economica del carbone e dell'acciaio, ve lo ricordate? Cioè nasceva perché le nazioni che fondarono quel nucleo dissero: su temi come l'approvvigionamento energetico e l'approvvigionamento di materie prime dobbiamo unire le forze. Se oggi l'Europa è più esposta proprio sul tema delle materie prime e dell'approvvigionamento energetico, qualcuno può dire seriamente che ha funzionato bene? Perché a me non pare che abbia funzionato così bene. Si può dire, senza essere considerati degli eretici, per correggere la rotta. Adesso hanno messo 50 miliardi con il Chips Act sul tema dei chip. Perché? Perché anche lì, quando è arrivata la pandemia, siccome noi ci siamo legati mani e piedi alla Cina, è arrivata la pandemia, la Cina ha deciso di bloccare a un certo punto le esportazioni per privilegiare il mercato interno, e noi non avevamo più chip. E ci siamo trovati esposti su mille, ovviamente, filiere produttive, che so, macchine non arrivavano più, perché non c'è il chip, non li fai. Adesso l'Europa ha deciso di farli. Qualcuno questi temi
che mano è? Qualcuno questi temi. Qualcuno questi temi li poneva da tempo. Che cosa si può fare sulle bollette? Che cosa si può fare sulle bollette? Io penso che si possano fare immediatamente due cose che indipendono dal tema del tetto al prezzo del gas europeo. Una è fermare l'extragettito dello Stato, cioè se la stessa bolletta a me costava 100 l'anno scorso e mi costa 500 adesso, lo Stato ci guadagna di IVA molto di più. Io penso che lo Stato non possa guadagnare sull'aumento delle bollette e quindi tu l'IVA, le accise e gli oneri su tutta la parte di aumento li devi tagliare e lo puoi fare subito. Impatto non gigantesco, ma c'è un impatto. La seconda cosa più impattante, più efficace proprio sul taglio del costo di queste bollette è scollegare il prezzo dell'elettricità da quello del gas. Ora lì che cosa accade? Provo a spiegarvelo in 4 secondi perché mi piace tentare di spiegare delle cose per capire meglio i meccanismi. Noi abbiamo una convenzione in Europa, per la verità, per cui tutte le fonti energetiche sono tutte parametrate al costo del gas. Anche se tu produci da rinnovabili, comunque paghi al prezzo del gas. Era una convenzione che al tempo fu immaginata perché il costo del gas era più basso delle altre e quindi era, diciamo, una forma di garanzia per i cittadini. Ora però che tu hai il prezzo del gas a 700 e quello delle rinnovabili a 100, a te quella convenzione non conviene più. Perché io, se mi arriva a casa l'elettricità e il mio operatore, diciamo, ha 50% prodotto da gas e 50% prodotto da rinnovabili, il 50% di gas costa 700, ma il 50% di rinnovabili mi costa 100. E se io medio tra le due fonti, la bolletta non sarà più 700 perché tutto è parametrato a 700, sarà 400 perché ho tagliato il 300 che andava a parametrare di costo dell'energia fotovoltaica. Si può fare? Sì, si può fare. È una scelta politica. Si può fare lunedì. Ministro Cingolani, tra l'altro, dicono lo avesse già proposto, non è stato approvato, si può fare, do io la disponibilità dall'opposizione. E se la do io dall'opposizione non si è capito perché non dovrebbe essere d'accordo il governo e la maggioranza, dovrei essere io l'unica che non è d'accordo, lo sto proponendo io. Si può fare lunedì. Dopodiché però, attenzione, perché non è che noi risolviamo, questo è un tema che andrà avanti, perché alla fine la questione è l'approvvigionamento, è dipendere. Noi dobbiamo tagliare la nostra dipendenza, dobbiamo produrre il più possibile energia e si può fare con il mix energetico, diversificando le fonti. Sul fotovoltaico, lei in caso mi tiri delle cose, so che non è facile con me, perché io corro un po', mi getti delle... Ma perché ogni tanto... Dicevo... Sulle rinnovabili si può lavorare ancora molto, ci sono tantissime autorizzazioni bloccate, sul geotermico noi abbiamo la centrale più antica d'Europa, sul gas, ragazzi, prima lo prendevamo dalla Russia, ora lo andiamo a prendere all'Algeria, ma noi il gas ce l'abbiamo nell'Adriatico. E non è che quando non lo estraiamo noi sta lì, non lo estraiamo noi, lo estrae la Croazia, ma il mare è lo stesso. Quindi bisogna fare delle scelte intelligenti e questo mi porta a tutto il tema della transizione, la cosiddetta transizione verde. Guardate, lo dico in una città, in una regione, nella quale Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro straordinario proprio sui temi dell'ambiente. Cagliari, fino al 74% la raccolta differenziata dal 29%, la regione Sardegna con il nostro assessore Gianni Lampis proprio all'ambiente è seconda in Italia sulla raccolta differenziata e sappiamo che questa nostra città adesso compete alla finale come capitale verde d'Europa. Perché noi siamo patrioti. Noi siamo patrioti e chiaramente non puoi essere un patriota se non ami e difendi la terra dei padri. Però ragazzi, la natura io la voglio difendere con l'uomo dentro. Cioè la sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con la sostenibilità sociale e con la sostenibilità economica. Anche questo si può fare. In Europa stanno facendo delle scelte che io francamente non condivido. Cioè il Green Deal europeo come funziona? Anche qui veloce veloce. Allora l'obiettivo dell'Europa è diminuire le emissioni globali, se va bene, dello 0,8%, bello, come? Puntando tutto sull'elettrico.
Ora, come viene prodotto l'elettrico al mondo? Il monopolio della produzione dell'elettrico nel mondo ce l'ha la Cina, che estrae componenti fondamentali per l'elettrico con tecniche che devastano l'ambiente in Africa e produce quell'elettrico in Cina con le centrali a carbone, che sono le più inquinanti che ci sono, e le emissioni sono globali. Quindi qualcuno mi fa capire questa intelligentissima strategia di ammazzare per esempio tutto il settore dell'automotive italiano, dove rischi di perdere 700 addetti, per legarti tutto alla Cina, così passiamo dalla dipendenza alla Russia alla dipendenza verso la Cina. Non mi sembra una cosa intelligente, lo posso dire? Ma non mi sembra intelligente sul piano ambientale, della difesa dell'ambiente, perché? Vi faccio un altro esempio. Noi qui discutiamo la tassa sulla plastica italiana, europea, no? Mettiamo, dai queste tasse sulla plastica, perfetto. I fiumi europei contribuiscono per lo sversamento di plastica in mare per lo 0,88%. E poi noi importiamo senza dazio da Cina e India, che da sole fanno l'80% dello sversamento di plastica in mare. Allora, se l'Unione Europea volesse davvero fare una politica verde, dovrebbe mettere dazi di importazione per i prodotti che arrivano da nazioni che non rispettano i nostri stessi standard, se vuole fare una cosa seria. Se no, gli altri si arricchiscono, noi ci impoveriamo e non risolviamo niente sul piano ambientale. Sono valutazioni serie che si possono condividere, non condividere, si possono avere altre priorità. Ma lo so, amore, ho parlato 10 minuti delle imprese, vuoi che ricominci? Rifamo? Vuoi fare il jukebox? Bis. Ci sono per le imprese, lo sai, l'ho detto prima. So che da loro e dai lavoratori dipende la ricchezza di questa nazione e faremo tutto quello che possiamo per dar loro una mano, per togliere, abbattere vincoli inutili e per uno Stato che possa essere loro alleato e non loro nemico. Perché vedi, ieri ho detto... In un altro comizio ho detto l'Italia è una nazione che va rivoltata come un calzino, no? E tutti allora dicono, ma che vuol dire? Vuol dire cambiare il rapporto tra Stato e cittadino. Stato e cittadino sono pari, non c'è il suddito, c'è il cittadino. Vuol dire che devi cambiare il rapporto, non c'è... Brava, lo so che non siete stupidi, per quello io vengo a parlare con voi invece di fare altro. E questo vuol dire che la burocrazia deve... capire che è al servizio dei cittadini e che non è padrona dei cittadini, che la giustizia deve correre veloce e deve dare garanzie per attrarre investimenti, significa che il fisco, come ci siamo detti prima, deve stare lì a fare cose giuste e non deve cercare di vessarti come accade oggi, vuol dire una percezione diversa dello Stato. E chiudo, perché? Perché vedete, io, mettiamo domani, arriviamo al governo, ok? Posso essere brava, posso non essere brava, questo lo giudicherà la storia, lo giudicherete voi con la storia ovviamente. Stai calmo, aspetta, fammi dire questa cosa. Il punto è che nessuno può cambiare le sorti di questa nazione da solo. Il problema dell'Italia è che non ci crediamo più. Vi siete chiesti perché siamo l'unica nazione al mondo nella quale vige il detto fatta la legge e trovato l'inganno? Cioè per noi... fregare le istituzioni, no? Cioè non ascoltare quello che dicono le istituzioni, non è visto come un problema sul piano civico. Perché? Perché tu hai l'impressione che le istituzioni siano le prime a volerti fregare. E quindi non consideri più lo Stato come una tua azienda di famiglia, come qualcosa di tuo, no? E allora il voto di protesta, per esempio, o l'astensionismo. A me fa impazzire la cosa del voto di protesta, perché tu vai lì e protesti, ma contro chi stai protestando? Oh, le istituzioni sono roba tua, eh. Quando poi tu protesti e metti la fetta di salame dentro la scheda elettorale e per 5 anni c'hai un salame in Parlamento, e poi non te devi lamentare. Ma questo è un fatto di sentimento, no? Io devo potermi fidare delle istituzioni. Devo potermi fidare delle istituzioni come mi fido dei miei genitori, no? Di mia madre, di mio padre, che anche quando fanno cose che io preferirei non facessero, beh, so che lo fanno per il mio bene, so che lo fanno per amore. Questo è il tema, l'amore è quello che può cambiare le sorti di questa nazione. L'amore che ci lega, la consapevolezza di quello che siamo, del ruolo che abbiamo nel mondo, della nostra forza, della nostra, di come veniamo percepiti. Guardate, vi dico un'altra cosa economica. Tanto ormai, manna a casa è 9 stasera. No, scherzo. Vi dico un'altra cosa economica. Questa è una nazione che da decenni non ha una strategia industriale.
noi mettiamo un po' di soldi qui, un po' di soldi lì, un po' mettili lì, poi fanno questi governi dove mettono insieme tutto il contrario di tutto, ognuno qui io voglio 10 miliardi qui, io voglio 10 miliardi qui, e non abbiamo mai una strategia, cioè non scegliamo dove vogliamo andare. Io penso che nel tempo della globalizzazione tu devi capire quale può essere il tuo ruolo. L'Italia ha delle particolarità che sceglie finora di non valorizzare, che possono fare la differenza, ve ne dico due, e le conoscete benissimo tutte e due. Il mare. Noi siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo. Questa è un'occasione straordinaria. Il mare vuol dire economia blu, vuol dire tutte le attività che sono connesse, il turismo, la pesca, la nautica, eccetera. Ma vuol dire anche che tu puoi essere l'hub naturale per l'arrivo di tutte le merci che per esempio arrivano da est e che oggi preferiscono circumnavigare l'Europa e andare a Rotterdam o Amsterdam perché qui noi non abbiamo infrastrutture adeguate. Il mare è una grande risorsa inutilizzata in questa nazione. Il marchio. Ma che lo devo dire ai sardi? Il marchio italiano è il primo marchio nazionale per riconoscibilità del mondo. Nel mondo tutti vogliono comprare prodotti italiani. E che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo svenduto marchi italiani. Una follia! Una follia! Che vuol dire tutelare il marchio? Che vuol dire Golden Power? Che vuol dire formazione? Formazione, per esempio, su tutti i settori del Made in Italy. Sapevate che la Camera Nazionale della Moda cerca decine di migliaia di addetti per settori che sarebbero strapagati, che non riesce a trovare? Perché noi non facciamo più formazione su questi settori. E abbiamo decine di migliaia di ragazzi disoccupati. Ma mettere insieme le due cose? E spiegare che anche nella formazione, no, perché il problema non è che sono solo i centri per l'impiego, guardate che dall'abolizione della legge Biagi l'incontro tra domanda e offerta di lavoro non è più monopolio dei centri per l'impiego, lo fanno anche un sacco di strutture private, lo possono fare tranquillamente, il lavoro non si trova uguale. Perché non si trova? Perché non c'è incontro tra le competenze che servono e la formazione che si fa. Su tutto il settore del Made in Italy, io lo dico perché sono per un liceo del Made in Italy, dove si studiano tutte le materie legate al nostro marchio, alle nostre eccellenze, e penso che questo possa aiutare a formare tanti ragazzi ai quali magari non è stata data un'occasione. Io faccio sempre questo esempio un po' scemo, che però rende secondo me l'idea. Guardate MasterChef. Se voi 10 anni fa aveste detto a un giovane fai il cuoco, magari quello avrebbe risposto, no, vabbè, ma io voglio fare scienze della comunicazione, a tutti scienze della comunicazione. Poi c'è stato MasterChef e si è capito il valore che da noi ha, il legame con le materie prime, con l'identità, con le contaminazioni che si possono avere a livello internazionale, è una forma di arte, è una delle più straordinarie forme dell'eccellenza italiana. Oggi ci sono tantissimi ragazzi che credono di voler fare, no, che vorrebbero fare quel lavoro. È un'operazione che si può fare culturalmente su molti altri settori e dare lavoro alla gente e rafforzare il nostro marchio e le nostre eccellenze, anche spiegando, perché non è stato spiegato adeguatamente, che se tu vuoi vendere un prodotto italiano caro, lo fai in Italia e lo fai fare da italiani. Non le porti le produzioni fuori e poi hai il nome italiano per vendere il prodotto italiano che non è fatto da italiani. Allora ci sono, dicevo, mo mi sono persa il filo perché ogni tanto apro una parentesi nuova e ho perso il filo, e quindi vado alla chiusura. Ovviamente le famiglie, la centralità della famiglia, nucleo fondamentale della nostra civiltà, la natalità. Noi non facciamo più figli e non è solo un problema di continuità, questa è un'azione destinata a scomparire, è anche un problema economico, perché più invecchia la popolazione e più tu avrai persone da mantenere ma non persone che lavorano per mantenerle. Non reggerà il sistema del welfare, puoi fare tutte le riforme delle pensioni che vuoi. Bisogna tornare a mettere al mondo dei figli, e si può fare anche questo con un po' di buonsenso, un po' di intelligenza, un po' di risorse messe bene, un po' di strumenti per le donne per consentire loro di lavorare e di non dover scegliere per forza tra essere madre e avere un posto di lavoro, i congedi, gli asili. Si possono fare tante cose, noi ce l'abbiamo nel primo punto del programma e voi sapete che su questa materia siamo molto attenti. Allora, la questione è questa. 25 settembre si vota. Io posso dirvi che credo che Fratelli d'Italia sia pronta a governare questa nazione, che credo io di essere pronta a governare questa nazione. E la domanda che dobbiamo farci è se siete pronti voi. Se gli italiani sono pronti a sperimentare una cosa nuova,
a sperimentare un governo di persone libere che a nessuno rispondono che non sia il popolo italiano, gli impegni che hanno preso con gli italiani, l'interesse di questa nazione. Io sono pronta, se voi siete pronti, il 25 settembre croce sul simbolo di Fratelli d'Italia. Grazie! Siete stati in una bellissima piazza. Sventolate le bandiere! Tutte le bandiere sopra! I candidati salgano sul palco. Sventolate!